Ragazzi, oggi siamo allo stand La Sportiva con Tobias, responsabile trekking e trail running, e oggi ci fa vedere la novità trekking per l'estate 2025. Allora, parliamo di un altro membro della famiglia Prodigio che si chiama Prodigio Hike, e noi la nostra categoria hiking la dividiamo in tre gruppi. Questo qui è il prodotto pensato per quello che noi definiamo il mondo fast and light, quindi tutto quel mondo gigantesco di gente che oggi vuole approcciarsi alla montagna, vuole conoscere la montagna, vuole scoprire rifugi, vette, è il prodotto dedicato per loro. È un prodotto che nasce con una suola in Friction Red, quindi combinando due materiali, il Friction Blue nella parte posteriore per aumentare la resistenza e il White invece nella parte anteriore per aumentare il grip. Tasselli di 4,5 mm che hanno un ottimo grip e delle linee di flessione per aumentare la flessibilità in movimento. Poi abbiamo una intersuola in Eva alleggerita che è perfetta, è il materiale più bilanciato per l'utilizzo nel hiking, dove la necessità più importante è il comfort, la trasmissione di comfort al piede. E poi abbiamo lavorato tanto anche sulla configurazione della pianta, aumentando un po' il volume, l'altezza nella parte anteriore e creando una configurazione molto anatomica della parte talonare per avere soprattutto comfort. L'obiettivo è comfort per tante ore. Tomaia in high tenacity, mediamente resistente e leggero. E poi membrana in Gore-Tex EPE, che è l'ultima versione della membrana in Gore. Abbiamo una novità a livello anche di costruzione, che è questa ghettina posteriore che va a creare una zona di maggiore comfort e di protezione per la caviglia, e soprattutto che evita che i detriti, i sassi possano entrare all'interno del piede, sì, per peggiorare il comfort, diciamo. E poi l'ultimo elemento interessante è che abbiamo un lace pocket per bloccare i lacci, così quando siamo in montagna non abbiamo il rischio che per qualsiasi motivo si possa slacciare. Perfetto, anche per loro ti chiedo peso e prezzo al pubblico. Ok, siamo su 375 grammi per la versione da uomo e 300 per la versione da donna, e arriverà al pubblico al prezzo di 190 euro. Ok, perfetto, grazie mille Tobias. Grazie. Per quanto riguarda invece il mondo dell'alpinismo, con Pietro che ci racconta i nuovi Trango. Ciao a tutti, qua con me in mano oggi ho il nuovo Trango Alpine, riprende il grandissimo successo della nostra famiglia Trango, in quanto essere una categoria dedicata assolutamente all'alpinismo estivo, e qui con me appunto ho la nuovissima nata Trango Alpine. Si tratta di uno scarpone leggerissimo e super tecnico. Partendo dalla suola troviamo il Vibram di ultima generazione con Impact Brake System, che ci aiuta ovviamente in quelle movimentazioni su terreni molto più impervi e difficili, e nella parte anteriore una climbing zone aumentata di superficie, proprio per darci e garantirci quella confidenza estrema quando si scala senza ramponi. Allora, troviamo un'intersuola con la nostra tecnologia di Spring Lug Technology, che si tratta essere un battistrada scavato riempito in poliuretano espanso a bassa densità. Questo ci dà e ci garantisce una ammortizzazione in tutti quei tratti in discesa molto tecnici, e soprattutto se vestiamo uno zaino pesante, ma allo stesso tempo un'adattabilità di ogni tassello quando calzato senza ramponi per quegli ambienti, quelle scalate assolutamente impegnative. Ricordiamo sempre l'adattabilità con i ramponi ad attacco semiautomatico con un inserto in TPU riciclato, quindi attenzione anche alla sostenibilità. Nella parte superiore troviamo una tomaia in pelle idropermanger da 1,8 mm che garantisce comfort ma allo stesso tempo durabilità. Passalaccio in polimero con aggiunta di fibra di carbonio, quindi polimero altamente resistente ma leggero, questo per garantire un peso complessivo della calzatura assolutamente basso e prestazionale. Voglio ricordarvi assolutamente quello che è la nostra tecnologia nello snodo della caviglia, 3D Flex System. Questo garantisce altissima mobilità in tutti quegli passaggi più tecnici e lunghi avvicinamenti, senza limitare, senza lasciare movimenti pericolosi alla caviglia appunto. Si tratta di uno scarpone abbinato con la nuovissima membrana di Gore-Tex in materiale espanso, che ancora una volta cerca di innalzare il grado di sostenibilità in un articolo così tecnico. Infine, allora Pietro, ti faccio io una domanda: prezzo e peso all'uscita. Qui con me ho la taglia campionario 42 da uomo, sono 365 grammi per un prezzo al pubblico di 370 euro. Perfetto, grazie mille Pietro. Grazie a te.